il caldo, il cibo, la corsa, l'allenamento intenso, 6 per 1000 è stato trasformato in 6 ore, ma come al solito, per capirlo, partiamo dall'inizio con il mitico Cosimo che ci racconta le 6 ore dei conti. Ciao ragazzi, sono appena arrivato a Serra dei Conti, un paese in provincia di Ancona, per partecipare alla 6 ore dei conti. Tutti me ne parlavano, io effettivamente non la conoscevo, però che fai, non partecipi? La mia amica Francesca me l'ha consigliata, ha detto Cosimo, devi venire. Ovviamente più tardi ve la presento perché è una matta. E ho detto tutto, più tardi ve la presento anche le sue imprese. Mi trovo in questo paesino silenzioso, silenzioso, dove porterò un po' di cacciara. Però non sapevo una cosa, sono andato a vedere sulla pagina Facebook e ragazzi, qui più che correre si mangia, quindi è la gara fatta proprio per me. Cioè, c'è un intero menù. Adesso ve lo faccio vedere. Cioè, porta pane antico al forno, frittata con tartufo, zuppa, panino gourmet, dolci, crostata, maritozza al forno. Raga, più nella borsa, mi sembra una grande magnata di 6 ore, fatta proprio per me. Sarò l'unico che tornerà con più chilocalorie. Sono appena le 9, ho già fatto la mia colazione e penso che tra un po' incomincerò a cercare il posto delle tiro pettorali. E nel frattempo mi giro un po' il paesino, giusto per fare qualche chilometro di riscaldamento, così Massi dice: "Ma il riscaldamento l'hai fatto?" "Sì, l'ho fatto!" Dopo circa 5.000 passi intorno al paese, penso che è arrivato il momento di andare a ritirare il pettorale. C'è troppo silenzio in questo paese, c'è troppo silenzio. Allora, sono arrivato per il ritiro pettorale e andiamo subito. Sono già operativi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Per Totto Cosimo, questo lo so, il numero altro non lo so. Intanto mi dice la maglietta che taglia? Una M. 215. 215. Sì. Qui abbiamo le varie borse e poi ci andiamo a fare un giro dentro al monastero che hanno detto che è a nostra completa disposizione. Qui ci sono anche le docce, giusto? Docce? Un'altra parte. Docce. Ci abbiamo tutto, ragazzi. Che volete di più? Posto veramente stupendo. Qua mi trovo dentro le mura del monastero. Wow, veramente wow. Sono le 4:30 e stiamo andando alla partenza. Con questa, la partenza. Il ventone è esagerato, però la cosa che mi ricorda sono i ristori, quindi dai, vediamo che cosa esce. Sto finalmente ancora. Per chi non la conosce, ve la presento così. Abbiamo Assunzione. Non è Sì,
2, 3, 1, che si parte! Partenza in salita, ragazzi! Cominciamo bene, sole, salita! I primi 5 chilometri sono arrivati! Ovviamente siamo fuori città perché i primi 10 chilometri sono fuori, poi riprenderemo con 1 chilometro e 6, mi hanno detto, dentro il paese. Quindi bene. A dopo. Sei, no? Dovrebbero essere più tranquilli, spero, perché qua è un sali e scendi continuo. Ed è una cosa tosta, ragazzi. Ma il bello quando fai queste ultra maratone è che trovi sempre dei cantori! Non molla come me, lui sì! Virginia, dove l'abbiamo lasciata? Virginia! Allora, se a fine luglio hai una gara da fare, la troviamo là! Tu, ragazzi, veramente sono venuto da poco la prima ora! Intanto i giranti che spettacolo! Perdona! Forma vita loca! Ma ragazzi, qui! Al 13° chilometro si comincia già! A fare il cucciaio! Prepare! Accoppio bene, abbiamo la frittata, le patate, Ah, io sono 35, ma parlo, mi ritiro. È dura, ragazzi, è veramente dura. La nuova edizione, come dicevo, ha arrivato un dato importante, direi, 272 iscritti. Partenza. E allora, ragazzi, vengo qua sopra così si sente meglio. Mi dite, le 6 ore, 45 chilometri. Distrutto! Ma finisce! Complimenti! Ecco qua la medaglia stupenda, ragazzi! Ragazzi, che dire? Veramente una gara bellissima, una festa continua, signore, di questa non stop! Non c'era un secondo di silenzio, troppo bello, veramente troppo bello! Te la consiglio il prossimo anno! Penso di ritornare, ragazzi! Ciao! Allora, considerazioni del giorno dopo, ragazzi. Gara veramente bella, dura ma bella. La consiglio tantissimo perché per l'amante del genere veramente c'è di tutto, musica, cibo e tanti chilometri. Quindi, superato a pieni voti. Ci rivediamo il prossimo anno. Come dice il mio coach, la fatica non è mai sprecata. Adesso ci tocca il Gran Sasso.